Allora, da quante ossa è costituita l'articolazione del ginocchio? Allora, questa è una cosa che vi è stata spiegata stamattina dalla professoressa Tortorella. Le ossa che entrano nell'articolazione del ginocchio sono il femore, la tibia e la patella o rotula, quindi sono tre. Oltre alle strutture ossee, abbiamo tutta una componente ligamentosa. Questi sono i crociati, anteriore e posteriore, che sicuramente avrete sentito nominare. Questi sono i collaterali, uno è mediale e uno è laterale. Quello mediale va dal femore fino alla tibia, quello laterale invece va dal femore e si porta giù fino al perone. Oltre a questo, qui potete osservare i due menischi. C'è un menisco interno e un menisco esterno. Il menisco interno è a forma di C, il menisco esterno è a forma di O. Adesso qua si vedono meglio. Il menisco interno ha questa struttura più aperta, okay? Mentre il menisco esterno ha una struttura più rotondeggiante, che viene definita una O. Sono a forma di cuneo, quindi sono più alti nella porzione esterna e più bassi nella porzione centrale. Sono collegati con i due legamenti crociati. Ok. Questa invece è la rotula. La rotula è definita osso sesamoide perché ha la forma di un granello di sesamo. E quella che osservate qui è la cartilagine con cui si articola con il femore. È una cartilagine molto spessa, arriva fino a 1 centimetro di spessore, è la cartilagine più spessa del corpo, e la sua funzione è quella di ridurre l'attrito e di scaricare la potenza, la forza che viene esercitata quando voi flettete la gamba o quando la estendete. La forza massima che può sopportare, e che è quella che arriva in flessione, arriva fino a 10 volte quella del vostro peso. Quindi se voi calcolate il vostro peso in newton, quando voi scaricate tutto il peso su una rotula e siete in accovacciata, tendenzialmente state scaricando una forza pari a 10 volte quella forza peso. Ok? E la rotula tiene, quindi è importante che abbia questa struttura cartilaginea che le dà moltissima resistenza. Oltre a questo vedete che viene tenuta in sede dalle strutture ligamentose, una verso il basso che si collega con la tibia e una che verso l'alto si collega con la porzione distale del femore. Quindi, tre ossa. Chiaro? Ok. La prossima. Indicare la risposta corretta o la più corretta. Quale dei seguenti organi è situato nella cavità mediastinica? Cos'è il mediastino? Quando noi parliamo di mediastino siamo nel torace. A livello di torace abbiamo le due logge polmonari lateralmente e medialmente abbiamo la cavità mediastinica. Questa è una sezione sagittale, quindi state vedendo dal lato, sezionato. Questo è il diaframma, mentre queste sono le strutture del mediastino. Questa cavità che vedete qua è la loggia polmonare, dove stanno i polmoni. Ora, se voi osservate, c'è il cuore, c'è l'esofago, questi qui, a questo livello qui, questo qui è il bronco, e io purtroppo ho la vista che mi inganna, ma comunque a livello del bronco dovrebbe esserci anche il dotto toracico. Ok, qui si vede meglio. Questo è l'esofago, ha asportato il cuore, qui questo è l'esofago, è una visione frontale. Questo è l'esofago, questi sono i due bronchi. Questa è l'aorta. Se non mi abbandono, ok. Questo è uno dei nervi cranici, cioè il nervo vago. Queste sono strutture venose, questa è la vena cava inferiore. Questo è lo stomaco. Eccolo qua. Quindi, tutte le precedenti. Il dotto toracico è il dotto linfatico principale del corpo. Si origina, grosso modo, a livello dell'intestino. C'è una porzione iniziale che di solito si chiama cisterna del chilo, può esserci o può non esserci. Da lì sale, accompagnando
delle strutture venose, e dopodiché, torniamo indietro qui, sale, si porta a livello dell'angolo venoso di sinistra, che è questo, qua vedete, qua, dove la vena giugulare e la vena subclavia si uniscono a formare la vena anonima, questo si chiama angolo venoso, e da qui entra nel circolo venoso, ok? Trasporta tutta la linfa della porzione inferiore del corpo e dell'arto sinistro a questo livello qua, e dopodiché viene rimessa in circolo. Tutto chiaro? Ok, la miosi. Sì? Come? Sì, si può considerare un organo, è un vaso essenzialmente. Sì. E diciamo che nella domanda l'unica possibilità era considerare il dotto toracico un organo, perché se non veniva considerato un organo il dotto toracico c'erano tre risposte giuste. Potete portarle un microfono? Perché sì. È colpa, sono sordo, portate pazienza. Scusa, eh. Parla il microfono. Ah, ok. No, funziona? Sì. Sì. Dicevo che l'esofago fa parte delle cavità digerenti, però è un organo. Cioè sì, l'esofago è catalogato come organo. Però il dotto toracico no, comunque, è sempre un vaso. I vasi non ho mai sentito dire che erano definiti degli organi. Come catalogazione, secondo me, pardon, come catalogazione sono d'accordo, nel senso che è discutibile. Però ti ripeto, tu trovi una domanda così, dove ci sono tre opzioni che sono sicuramente corrette, giusto? Una quarta opzione dove tu sei in dubbio, e un'opzione che dice sono tutte corrette. Cosa fai? Però non sono tutte corrette in ogni caso. No. Allora, un attimo. Inizierò a fischiare tutto. Allora, istologicamente e anatomicamente vengono definiti organi strutture che sono composte da più tessuti. Quindi nello specifico, e svolgono anche una funzione. Nello specifico, mentre non è discutibile a livello proprio anche medico, la definizione c'è, l'essere organo di esofago e bronchi, possiamo addurre qualche dubbio su quanto riguarda il dotto toracico. Comunque, per la definizione stessa, anche il dotto toracico, in quanto strutturato in strati composto da più tessuti e svolge una funzione, nello specifico, portare la linfa dalla cisterna del chilo al circolo sistemico, viene classificato anch'esso come organo. Sono organi, comunque, anche tutti i vasi sanguigni. Va bene, grazie. Non so se sono stato chiaro. Possiamo andare avanti? Ok, la miosi è, questa è una domanda che in maniera abbastanza simile era già stata proposta a una simulazione tempo fa, quindi confido che non abbiate trovato grossi problemi. Allora, un tipo di divisione cellulare no, ci sono tanti tipi di divisione cellulare, dalla scissione binaria alla mitosi, la meiosi, la miosi non è un tipo di divisione cellulare. Un'infiammazione del miocardio, si chiama miocardite, quindi direi di no.
rimangano il miometrio è lo strato muscolare dell'utero, mentre invece rimangono costrizione e dilatazione pupillare. Eccole qua. La costrizione pupillare si chiama miosi, la dilatazione pupillare si chiama midriasi. È una cosa che effettivamente di solito trae in inganno, nel senso che sono molto simili come nome, sono due effetti opposti, può succedere di confondere l'uno per l'altro. Se può aiutarvi, pensate che quando voi entrate in una stanza e c'è moltissima luce, avviene la miosi. E avviene rapidamente, se no vi si brucia la retina. Se entrate in un luogo chiuso, un attimo, dove c'è pochissima luce, si attiva la midriasi, però non avete il rischio di bruciare la retina, quindi avviene lentamente. Quindi la costrizione avviene velocemente, per non compromettere la vista, la midriasi avviene lentamente. Miosi veloce, midriasi lenta. Sì. Al fine ultimo del memorizzarla, insomma, trovate voi il metodo che vi è più comodo. Ok? Quindi è la costrizione pupillare, la miosi. Ci siamo? Ok. Quale delle seguenti affermazioni riguardo al dotto di Botallo sarà da considerare corretta? Allora, la prima è il legamento rotondo. Collega la vena ombelicale al sistema portale del fegato. Esiste, si chiama legamento rotondo e serve per portare il sangue ossigenato materno al feto. Adesso qua vedete, serve per portare, dicevo, il sangue ossigenato materno al feto. Quando la vena ombelicale entra, si congiunge con la vena porta e la vena porta porta il sangue in circolo. Dalla vena porta sale nella vena cava inferiore, arriva al cuore e dal cuore viene messo in circolo con l'aorta. Poi la polmonare e la cava inferiore, che io sappia, non sono collegate né in vita prenatale né postnatale, quindi era palesemente sbagliata. La vena ombelicale e le arterie ombelicali non sono collegate tra loro, viaggiano assieme, che entrano tutte nel cordone, nella costituzione del cordone ombelicale, però non sono anastomizzate tra loro, tant'è che la vena ombelicale porta sangue ossigenato, l'arteria ombelicale porta sangue deossigenato. Poi è un forame presente nella vita prenatale che collega il tronco della polmonare alla aorta. No, c'è un forame, o meglio, scusate, questa è corretta, è il dotto di Botallo, mentre invece la D collega gli altri destro e sinistro, è il forame ovale. Esiste? È morto questo. Ok. Eccoci qua. Allora, il forame ovale collega l'atrio destro all'atrio sinistro. Serve perché... Grazie. Serve perché quando, come vi ho detto prima, arriva il sangue ossigenato dalla vena cava inferiore. Questo sangue ossigenato, esiste una sorta di lembo che poi viene a obliterarsi, a perdersi dopo la nascita, che si apre e permette uno scorrimento dall'atrio di destra all'atrio di sinistra. Questo serve perché non ha una sua utilità l'arteria polmonare prima della nascita, in quanto i polmoni non funzionano. Quindi non c'è bisogno di portare un sangue deossigenato ai polmoni per riossigenarlo. Lo fa la madre questo lavoro qui, attraverso appunto le arterie ombelicali. Quindi il sangue ossigenato passa dall'atrio di destra all'atrio di sinistra, poi al ventricolo sinistro e dal ventricolo viene immesso nella aorta. Il dotto di Botallo, che è tra l'arteria polmonare e l'aorta, serve perché non tutto il sangue subisce questo passaggio dall'atrio di destra all'atrio di sinistra. In più, tutto il sangue che arriva dalla vena cava superiore, non avendo una valvola che lo indirizza
verso l'atrio di destra, di sinistra, scende nel ventricolo di destra. Da qui passa nell'arteria polmonare, dall'arteria polmonare col dotto di Botallo arriva all'aorta. L'aorta scende, porta il sangue ossigenato a tutti i tessuti, e però ha anche una componente di sangue deossigenato, che è quello che viene dalla vena cava superiore. Okay? Questo sangue deossigenato a livello dell'ombelico entra nelle arterie ombelicali e torna in circolo nella madre, che poi lo riossigena attraverso i suoi polmoni. E il fatto che il sangue ossigenato e non ossigenato non si mescolino, che presumo sia una cosa che potrebbe farvi riflettere, è dovuto al fatto che il fatto che l'emoglobina sia satura o non satura di ossigeno fa in modo che abbia una concentrazione, un peso diversi, e quindi mantiene i due sangui separati. È una cosa che si verifica anche a livello della vena porta. Cioè il sangue deossigenato della vena porta e il sangue ricco di metaboliti, che vengono assorbiti a livello intestinale, rimangono separati fisicamente. Grazie. E come si accende, scusi? Suppongo anch'io. Prova. Ok, quindi dicevamo è un forame presente nella vita prenatale, collega il tronco da polmonare alla aorta. Dubbi? Ok. Sì? Ok, un'anastomosi è un collegamento a livello venoso o arterioso. Quando ci sono due vasi che irrorano lo stesso tessuto, per esempio nella porzione finale del retto, dell'intestino retto, abbiamo tutta una serie di vasi che portano l'irrorazione. Abbiamo le arterie emorroidarie superiori, medie e inferiori. Tutte queste arterie si capillarizzano, capillarizzandosi si collegano tra di loro. Ok? Questa è un'anastomosi. Succede sia a livello venoso che a livello arterioso. Di solito le anastomosi servono perché se si ha... per un qualsiasi motivo che un vaso viene otturato, il fatto che ci sia questo collegamento fa sì che il sangue arrivi a tutto il distretto anatomico lo stesso. Ok? 5. Sono riportate in seguito alcune strutture dell'apparato urinario. Allora, la prima, perché è sbagliata? È sbagliata perché l'uretra è la parte terminale del condotto urinario, quindi prima ci sarebbe la capsula di Bowman, che è a livello del rene, poi l'uretere, che è un condotto che dal rene arriva alla vescica, e poi dalla vescica si passa all'uretra. Ci siamo? La seconda opzione, uretra, uretere, vescica, rene. Queste sarebbero in ordine inverso, però c'è sempre il discorso, se vogliamo vederlo al contrario, prima c'è l'uretra, poi la vescica, poi l'uretere e poi il rene. Ok? Rene, surrene, uretere, vescica. Il surrene non c'entra niente. È una ghiandola, è legata al riassorbimento e alla concentrazione dell'urina, però non è parte dell'apparato urinario e non viene coinvolta nel meccanismo di minzione. Ok? La 4. Dotto collettore. Calici minori, calici maggiori, capsula di Bowman. Anche qui, questa forse era l'opzione che poteva trarvi in inganno, se non avete ben in mente come è fatto il sistema escretore, la capsula di Bowman è la primissima parte. Dalla capsula di Bowman c'è il tubulo prossimale, l'ansa di Henle, il tubulo distale, poi vi è il dotto collettore, i calici minori e i calici maggiori. Quindi, l'opzione corretta era la E, e infatti abbiamo il tubulo distale, la parte terminale del tubulo distale si collega al dotto collettore, il dotto collettore si spessisce perché vi aggiungono più tubuli distali, ok, confluiscono più tubuli distali, il dotto collettore una volta che è uscito convoglia nei calici minori, dai calici minori arriviamo ai calici maggiori, i calici maggiori poi arrivano alla pelvi renale, dalla pelvi renale si origina l'uretere. Quindi l'opzione E era corretta. Qui vedete la disposizione dei reni, notate che sono ad altezza diversa. La motivazione di ciò
è dovuto al fatto che a sinistra c'è lo stomaco, a destra c'è il fegato. Siccome il fegato occupa molto più spazio e non è un organo particolarmente comprimibile, a differenza dello stomaco che quando è vuoto può essere compresso, il rene destro si trova in una posizione più bassa. Qui li osservate internamente. Questa qui è la ghiandola surrenale. Questo è il rene. E qui vicino al rene osservate questa struttura qua che si vede poco, che è l'uretere. È lunghissimo, è circa 30 cm l'uretere. E arriva fino alla vescica, a questo livello. Eccola qua, questa è la struttura del rene. Questa è la corticale del rene. Questa è la midollare del rene. Sono abbastanza differenziate anche a livello proprio istologico, si nota abbastanza il passaggio, ed è dovuto al fatto che hanno due componenti diverse. Questa è ricca di vasi e abbiamo il dotto collettore. Qui invece abbiamo la capsula di Bowman e la struttura del nefrone. Il nefrone è la struttura funzionale del rene, quindi è quella adibita al filtraggio. Ok, ed è quella che viene poi regolata tra i vari ormoni, anche ad esempio nell'assorbimento dall'aldosterone che è prodotto dalla corticale, dalla surrenale. Ok, quindi la ghiandola surrenale lavora a livello del nefrone. Eccolo qua, lo vedete, questa è la capsula di Bowman. Questo è il glomerulo renale, è un'arteriola afferente che porta il sangue da ripulire, se vogliamo. Si forma questa struttura che è simile a un'anastomosi, a proposito della domanda di prima. Un'anastomosi, se la vedete, è abbastanza simile come idea. Abbiamo un'arteriola efferente. L'arteriola efferente va giù, qua siamo a livello della corticale, scende nella midollare, si forma la vena. C'è il passaggio quindi, arteria-vena, e dopo escono i vasi. Questa è la struttura arteriosa, qui vedete ancora il glomerulo e la capsula di Bowman. Questo è il tubulo prossimale, questa è l'ansa di Henle. La differenza tra tubulo prossimale e ansa di Henle è che l'ansa di Henle è più sottile. Anche istologicamente parlando, l'epitelio cambia. Poi l'epitelio torna come quello del tubulo prossimale nel tubulo distale e poi si forma il dotto collettore. Quindi risposta E. Dubbi? I calici? I calici sono... Ok, torniamo qui. Questi qua. Questo è il calice minore. Da un insieme di dotti collettori, ok, questi si aprono a questo livello qua, si chiama papilla renale questa, e aprendosi si aprono una struttura più ampia che è il calice minore. I calici minori poi convergono tra di loro, sono tra i 7 e i 13 in un rene, qui ne contate 3, 3, 6, ma ce ne sono altri perché il rene ha uno spessore, chiaramente, non è piatto. I vari calici minori, dicevo, convergono in calici maggiori, non sempre, c'è una variabilità anatomica. I calici maggiori di solito sono 3. Anche i calici maggiori convergono e si forma la pelvi renale. La pelvi renale poi si restringe e forma l'uretere. Ok? Questa. Il muscolo più piccolo del corpo umano è associato al movimento di un osso chiamato staffa. Allora, riconosco che di per sé difficilmente sappiate qual è il muscolo più piccolo del corpo umano. Però vi dicono che è associato al movimento della staffa. La staffa io confido che sappiate tutti che si trova nell'orecchio. Giusto? Quindi già questo mi fa escludere alcune opzioni. Ad esempio il muscolo sternocleidomastoideo è vero che si trova nel collo, però la staffa è nell'orecchio, quindi non ci interessa. Il retto dell'addome si trova nell'addome, quindi non ci interessa. Ci restano salpingofaringeo, grande psoas e stapedio. Ora, grande psoas, non so se sapete dov'è, è a livello dell'addome. È quello, se può interessarvi, che quando andate dal macellaio e ordinate un filetto, se non vi hanno fregato, è il muscolo che vi danno. Okay, il filetto della mucca è il grande psoas. È una cosa che ha fatto
ridere anche a me, però è un buon modo per ricordarselo, cioè è il filetto, pensate che la mucca abbia il filetto nell'orecchio? No, quindi ragionevolmente ce l'ha a livello della schiena, in effetti. Cosa restano? Lo stapedio e il salpingo faringeo. Allora, il salpingo faringeo è questo qua. È coinvolto nell'apertura della tuba uditiva. Cos'è la tuba uditiva? La tuba uditiva è un canale che vi serve quando, per esempio, salite in aereo, per le variazioni di pressione. Ok? Fa sì, aprendosi, che ci sia un bilanciamento della pressione da una parte all'altra della membrana timpanica. Se no la membrana timpanica si rompe. Ok? Quindi questo è uno dei muscoli che, tirando la tuba uditiva, la apre e fa in modo che l'aria fluisca verso le cavità nasali, verso la cavità buccale, e bilancia la pressione dai due lati. Ok? Quindi non è nell'orecchio. Questo qui, come dicevo, è grande psoas, che dopo si unisce al muscolo iliaco e forma il muscolo iliopsoas. Questo è il muscolo trapezio, questo è lo sternocleidomastoideo nel collo. Questi sono i muscoli dell'addome. Ok, oggi avete visto il retto dell'addome, ad esempio, questi sono gli obliqui. C'è obliquo esterno, obliquo interno, e poi c'è il trasverso, che è questo muscolo qua, che è il più profondo. Sono muscoli molto grandi. Lo stapedio, qua non è neanche segnato, ma insomma è grosso modo a livello della staffa, e serve per muovere la staffa, serve per regolare il tono delle frequenze acustiche che vengono percepite. Ed è il muscolo più piccolo del corpo umano. Dubbi? Perfetto. Prossima. Quale delle seguenti strutture non esiste nell'uomo? Ora, qui immagino che non possiate conoscerle tutte, però penso che tutti sappiate che la borsa di Fabrizio gli uomini non ce l'hanno. Se avete fatto un po' magari di biologia, alle superiori di solito si fanno i volatili, gli animali, eccetera, 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 dovreste sapere che la borsa di Fabrizio ce l'hanno solo gli uccelli. Il tunnel tarsale è a livello del piede, è una struttura fibrosa e serve per contenere i muscoli flessori del piede. Non vi aspetto che la conosciate, è particolarmente difficile anche, sono cose da anatomia avanzata, però esiste e serve per mantenere in sede i flessori del piede in modo che non si stacchino dalla propria sede. A livello del braccio, del polso, c'è il tunnel carpale, l'equivalente grosso modo a livello del piede si chiama tunnel tarsale. Questa è la cuffia dei rotatori, si chiama così perché si attaccano tutti i muscoli che sono coinvolti nella circonduzione della spalla. Ok? Per esempio, vedete il pettorale, ma ce ne sono molti altri, anche gli scapolari. Eccola qua, questa è la cuffia dei rotatori. Questo è il canale inguinale, o meglio questo qui. A livello del canale inguinale, qui, passa nell'uomo il condotto spermatico. Nella donna passa il legamento rotondo dell'utero. Ok? Poi c'era l'osso innominato, l'ileo comunque. Può essere? No. Sì, l'osso innominato è l'ileo. Mi sembra l'aveste fatto anche stamattina, vi avesse detto che si chiama osso innominato. E se volete una curiosità, si chiama innominato perché in realtà ileo vuol dire ampio. Quindi in realtà non ha un proprio nome questo osso. Da qui il nome osso innominato. Questo è l'ischio e questo è il pube. Insieme formano l'anca, quella che voi chiamate anca. Voi, tutti chiamiamo anca. Articolandosi col controlaterale formano il bacino. Questa è la borsa di Fabrizio ed è a livello del ano degli uccelli. Non chiedetemi a cosa serve, non lo so. Posso immaginarlo,
ma insomma. Quindi era la borsa di Fabrizio. Il termine sistole indica. Allora, il sistema di conduzione del cuore, avete imparato oggi che ha tanti bei nomi perché ha tante belle stazioni, ma non si chiama sistole. L'impulso elettrico, no. Il battito cardiaco si chiama battito cardiaco. La contrazione del miocardio essenzialmente è il battito cardiaco. E, no, scusate, la distensione del miocardio. Ho dei momenti di defiance anch'io. La distensione del miocardio è la diastole. Per diastole si intende il rilassamento del cuore. La contrazione del cuore, che è quella che genera la pressione di spinta che poi butta fuori il sangue in tutto il corpo, si chiama sistole ed è dovuta a una contrazione del miocardio. Ok? Abbiamo sistole atriale, sistole ventricolare. Quindi sistole atriale è quando sono chiuse le camere, la comunicazione tra atri e ventricoli, e sono contratti gli atri, e serve per spingere il sangue dall'atrio al ventricolo. La sistole ventricolare è quando sono chiusi le valvole che portano dal ventricolo all'arteria polmonare e all'aorta e vengono contratti i ventricoli. Le valvole si aprono e il sangue viene spinto fuori all'esterno. Chiaro? Ok. Quale tra i seguenti ormoni non è coinvolto nel controllo della pressione sanguigna? Allora, la vasopressina l'abbiamo già messa ad altre simulazioni, è un ormone che viene prodotto dalla neuroipofisi ed è direttamente coinvolto nella tensione della muscolatura a livello sia venoso che arterioso, quindi serve per gli abbassamenti o gli innalzamenti di pressione. La renina, l'angiotensina e l'aldosterone sono tutte e tre collegati, agiscono a livello renale. Per quanto vi possa sembrare strano, sono coinvolti nel meccanismo di regolazione della pressione, in quanto determinano la concentrazione di ioni a livello dell'urina e a livello del sangue. Quindi, in maniera più o meno indiretta, controllano la pressione anche loro. Perché più ioni ho a livello del sangue, più il vaso si gonfia, meno ne ho, più il vaso si sgonfia. Siamo? Sì. E essenzialmente sono il sodio e il potassio. Gli ioni coinvolti nell'assorbimento renale sono quelli, e quindi sono quelli coinvolti dal sistema. La capsula di Bowman che vi facevo vedere prima è direttamente coinvolta in questo processo qui, come anche ne è coinvolta una porzione del tubulo distale che si chiama macula densa, che a voi non interessa, però è quella su cui agisce ad esempio l'aldosterone. Ok, per il riassorbimento. Quindi resta l'ormone natriuretico ventricolare, che peraltro non esiste, perché esiste l'ormone natriuretico atriale, che è in realtà coinvolto nella pressione sanguigna, però appunto è l'ormone natriuretico atriale. È prodotto a livello del cuore e funziona a livello renale, così come tutti questi. Ok? Anche la vasopressina in realtà in minima parte coinvolge il riassorbimento degli ioni. Quindi l'ormone natriuretico ventricolare, perché non esiste, banalmente. Altri dubbi? Okay. Un farmaco emetico cosa fa? Penso sia chiara la risposta, no? Induce il vomito. L'emocateresi è la distruzione dei globuli rossi. L'emopoiesi è la formazione dei globuli rossi. La sintesi dell'emoglobina serve per il trasporto dell'ossigeno. E i gruppi M sono il gruppo funzionale dell'emoglobina, è quello che lega l'ossigeno. Sono ferro legato a degli amminoacidi, è un ferro 2+, è un ione ferro 2+. Ok, che serve per legare l'ossigeno, ha buona affinità per l'ossigeno e serve per lo scambio appunto a livello polmonare
lega l'ossigeno. Ok? Quale tra i seguenti organi è un organo linfoide secondario? Allora, linfonodo, midollo osseo, midollo osseo giallo, timo, nessuno dei precedenti. Allora, questo è il midollo osseo. Ci siamo, si trova in tutte le ossa lunghe. Non so perché facciano sempre vedere il femore, quando in realtà il midollo osseo rosso, nell'adulto, è particolarmente concentrato a livello dello sterno. L'osso con più midollo rosso, ho scoperto qualche tempo fa, è lo sterno, che è un osso piatto, sapete dov'è, a livello della gabbia toracica, è quello che nell'adulto appunto è responsabile della maggior concentrazione di midollo osseo. A cosa serve il midollo osseo? Serve per la sintesi di cellule eritroidi, emopoietiche, e per la sintesi di, che vengono chiamate comunque cellule mieloidi, e per le cellule linfoidi. Ci siamo, è il sito di produzione primario. Quindi è un organo linfoide primario. Questo è il timo. Il timo è anch'esso un organo linfoide primario perché il timo in realtà produce timociti, produce linfociti T solo nel bambino. Nell'adulto è coinvolto però nel processo di maturazione. Quindi da questo punto di vista si intende, si è soliti catalogarlo come organo linfoide primario anche il timo, sebbene perda questa sua funzione proprio di produttore primario di linfociti T nell'adulto, e a questa ridotta funzionalità corrisponde il fatto che il timo si riduce di dimensioni nella vita e si riempie di tessuto adiposo. Questo è un linfonodo. Il linfonodo è un organo linfoide secondario. Cosa fa? Ha una serie di dotti collettori prelinfonodali che entrano nel linfonodo, un dotto collettore post-linfonodale che esce. Serve praticamente perché si trova nella periferia, a livello di tutti i vasi linfatici di una certa dimensione, abbiamo dei rigonfiamenti che sono appunto i linfonodi. Servono perché la linfa, portata a questo livello, incontra tutte le cellule del sistema immunitario. Quindi serve per mediare una risposta immunitaria. Ci siamo? Se io mi faccio una ferita a livello di un dito, non arriva la linfa infetta al midollo osseo piuttosto che al timo per mediare una risposta. Arriva al linfonodo, il linfonodo si carica, quando è a riposo, di cellule del sistema immunitario e le rilascia per mediare una risposta immunitaria. Ok? Quindi il linfonodo. Il midollo osseo giallo, che cos'è? Vi ho detto che il midollo osseo rosso c'è in tutte le ossa lunghe. In realtà nel neonato, nel bambino, abbiamo un'elevata produzione di cellule eritroidi, ad esempio, così come tutta la componente emopoietica, e quindi abbiamo più sedi per il midollo osseo. Man mano che uno cresce, si riduce questa necessità, perché c'è una minor distruzione anche di globuli rossi, e il midollo osseo, come il timo, si riempie di adipe in molti sedi, e quindi diventa giallognolo. Da qui il nome midollo osseo giallo. Dubbi? Perfetto. Quale delle seguenti associazioni vaso-territorio di vascolarizzazione è errata? Qui a quanto pare c'era un errore. Colpa nostra. Allora, il seno coronarico innerva il cuore, irrora il cuore. Sì, le vene coronarie che formano il seno coronario sono le vene del cuore. L'arteria brachiale irrora il braccio, l'avambraccio e la mano. Adesso vediamo. Queste sono le vene coronarie, i vasi coronari, questa è l'aorta, da qui emergono le arterie coronarie che vanno a riorrorare il cuore, questa è l'arteria brachiale. L'arteria brachiale arriva dalla succlavia, quindi a livello della spalla, del cingolo scapolare,
scende lungo il braccio, cambia nome, perché poi si divide per esempio in radiale ed ulnare, dà delle varie rami ricorrenti, irrora il braccio, irrora l'avambraccio e con i suoi rami terminali arriva fino alla mano. Questa è la safena. La safena innerva irrora la parte mediale della gamba. È vero, è un vaso superficiale, uno dei più grossi, peraltro, della gamba. È il tipico vaso in cui potete trovare, ad esempio, per le sue dimensioni, quelle che vengono chiamate valvole a nido di rondine, che avrete trovato sull'alfa test, presumo. Sono fatte a semiluna, così, sono due semilune. Vengono aperte e servono per evitare il riflusso di sangue. Il sangue viene spinto verso l'alto, soprattutto a livello del circolo venoso profondo, dai muscoli che si contraggono. A livello periferico c'è molto meno questo, a livello superficiale c'è molto meno questo appunto spinta da parte muscolare, perché ci sono meno strutture muscolari in superficie e quindi si rendono molto più necessarie. Le valvole a nido di rondine ci sono anche a livello profondo, ok? Però sono molto più importanti a livello superficiale. Quello che resta è la vena cava inferiore. La vena cava inferiore in realtà oltrepassa il diaframma, ok, che è circa a questo livello, però non ha più affluenti una volta superato il diaframma. L'ultimo affluente sono le vene freniche inferiori, che quindi irrorano la parte inferiore del diaframma, e sono delle vene che entrano nella costruzione appunto della vena cava inferiore. Le vene freniche superiori e tutte le vene che si trovano più in alto, quindi ad esempio le intercostali che formano due vene che si chiamano azigos e demiazigos, sfociano a livello della vena cava superiore, quindi risalgono, arrivano a livello della vena cava superiore e dalla vena cava superiore entrano nel cuore. Quindi era la vena cava inferiore. Giusto. L'arteria anonima o brachiocefalica di destra è vero che irrora il collo, la testa e l'arto superiore. Se voi guardate l'aorta, torniamo un attimo indietro, eccola qui, vedete che a sinistra si formano due vasi, uno è la succlavia e uno è la carotide, mentre a destra si forma un tronco unico. Questa è la norma, in realtà ci sono delle variabilità anatomiche per cui potete avere quattro tronchi divisi, potete averne solo due, potete averne tre, come questo, potete averne tre che sono diversi. E quello che è importante è ricordare che dall'arteria anonima si formano la succlavia di destra per l'arto superiore destro e la carotide di destra per la testa e il collo. Ok? La prassi è che si formi a destra questo tronco anonimo. E a sinistra, vi ho detto, si può formare per una variabilità anatomica assolutamente asintomatica, però di norma ci sono due vasi distinti a sinistra. Prossima. Ok. Dei seguenti muscoli, quattro appartengono al medesimo distretto anatomico, la gamba, mentre uno è situato nella coscia. Allora, dove sono questi muscoli? Qua siamo a livello della coscia. Qua siamo posteriormente alla coscia e, anche se non si vede, dovrebbe esserci il tensore della fascia lata che si trova nella coscia. Vediamo se lo riesco a vedere meglio. Eccolo qua. Ok. È un muscolo che ha una piccola componente muscolare e è una lunghissima componente tendinea che arriva fino al livello del ginocchio, dalla cresta iliaca. Serve per una serie di movimenti, tra cui ad esempio la flessione della gamba o la flessione della coscia rispetto al busto. Ha veramente un sacco di funzioni ed è principalmente un muscolo di supporto a tutti gli altri muscoli che ci sono a livello della coscia. Non, difficilmente alza da solo la gamba, la flette. Di norma è audivato dagli altri muscoli della loggia posteriore della gamba, della coscia, scusate. Eccolo qua.
questo. Qua si vede meglio soprattutto la componente tendinea, ok? Che è molto estesa. I muscoli della gamba erano il soleo, e il popliteo e l'estensore lungo delle dita. Allora, l'estensore lungo delle dita è a questo livello qua, è nascosto, dovrebbe essere dietro il tensore dell'alluce, l'estensore dell'alluce. E il soleo e il popliteo invece sono nella loggia posteriore della gamba, sono qua dietro, questi due sono i due gemelli, abbiamo il soleo e dopodiché il popliteo è piccolino e non si riesce a vedere, è un muscolo che di solito viene stimolato quando siete in posizione accovacciata. Il mantenimento della posizione accovacciata, affinché non cadiate indietro, è mantenuto dal lavoro del popliteo, del muscolo popliteo. Se voi vi toccate posteriormente la gamba, avete una cavità, ok? Dovuta al fatto che non ci sono ossa, quello si chiama cavo popliteo. Dovuto al fatto che la porzione inferiore di quella cavità è delimitata da questo muscolo, che è il muscolo popliteo. Altri dubbi? Il gastrocnemio, giusto, il gastrocnemio sono questi, sono i due gemelli, assieme formano il gastrocnemio. Il gastrocnemio, i due gastrocnemi anzi, perché in realtà sono due, o gastrocnemio gemelli, poi si uniscono in un unico muscolo. E il soleo formano quello che viene chiamato tricipite della gamba o tricipite della sura, che è il muscolo più grosso che avete sulla gamba. Se vi palpate posteriormente la gamba, è il muscolo che sentite. Di solito sentite i gastrocnemi, perché il soleo è più profondo. Ok? Oh, questa in teoria vi è stata spiegata stamattina anche questa. Giusto? Allora, di prassi, metatarso e metacarpo. Nel metatarso trovate le ossa metatarsali, nel metacarpo le ossa metacarpali. Le prime quattro ossa del rachide sono quattro vertebre, la prima l'atlante, la seconda l'epistrofeo, la terza e la quarta si chiamano C3 e C4, sono numerate. Il cranio l'avete visto abbondantemente stamattina, quindi resta il carpo. Questi appunto sono i metatarsi, questa è tutta l'ossatura del piede. Qua li vedete bene, ecco le quali ossa metatarsali che formano il metatarso. Eccole qui. E queste sono le ossa carpali. Come avete visto oggi, questa è la filiera prossimale, questa è la filiera distale. Nella filiera distale avete trapezio, trapezoide, capitato e uncinato, che sono le quattro ossa che chiedeva la domanda, quindi nel carpo. Ci siamo? Questa. Allora, la 15, secondo me, era una domanda curiosa, le cui basi anatomiche non esistono fondamentalmente, in realtà. Dovreste banalmente avere in mente come è strutturato la trachea, come è strutturata la trachea e come sono strutturati i due bronchi di destra e di sinistra. Il resto dovrebbero farlo le nozioni di fisica che già avete. Eccola qua, questa è la trachea, questo è il bronco di sinistra, questo è il bronco di destra. Il bronco di destra, come notate, è più sottile, più lungo, il bronco di sinistra è più grosso e più corto. Portate pazienza, sono orbo. Scusate. Giustamente, bronco di sinistra e bronco di destra. Quindi, la logica qual è? Se un corpo cade, dov'è più probabile che cada? Su quello meno inclinato. Quello meno inclinato, a costo di sbagliare, dovrebbe essere quello di destra. Qui vedete un po' una sezione. Questa è il tronco dell'arteria polmonare con i vari rami. E questi sono i due bronchi.
Oh, questa qui è una cosa che si ottiene con una resina, si fa colare la resina all'interno dell'albero respiratorio e quello che si ottiene è questo. Questo è tutto l'albero bronchiale, ok? Tutte le diramazioni a livello polmonare. Bronchi, dai bronchi si diramano, arrivano i bronchioli agli alveoli polmonari sulle parti terminali. È una struttura molto molto estesa. Quindi cade nel bronco di destra perché è meno inclinato rispetto all'asse verticale che è quello della trachea. Dubbi? Ok. 16 chiedeva cos'è la genesi renale monolaterale. Vediamo un attimo, eccola qua. Cosa manca? Manca un rene. Questo perché la genesia renale monolaterale è la presenza di un singolo rene. Ok? Probabilmente sarà ipertrofico perché? Perché questo singolo rene deve fare il lavoro che in un soggetto normale farebbero entrambi i reni. Non dà patologia. I due reni uniti di solito si chiamano rene a ferro di cavallo. E la presenza di un solo rene chiaramente non è ipotrofico, sarà ipertrofico, e l'assenza di ambedue reni è la genesia laterale bilaterale, è la genesia renale bilaterale. Qualcuno aveva una domanda? Questa è una domanda interessante, i libri dicono così. Semplicemente, la ragione dal mio punto di vista, e che probabilmente è il motivo per cui è esente da patologia, è che essendo più grosso l'unico rene compensa l'assenza dell'altro. Quindi se dovessi darvi una spiegazione, il rene, come potete vedere, è particolarmente grosso, quindi essendo più grosso riesce a compensare l'assenza dell'altro rene. I libri vi dicono semplicemente è assente da patologia pur essendo con un rene solo. Ok? Dubbi? Ok. È una patologia generalmente di natura autoimmunitaria in cui si verifica una progressiva distruzione delle cellule beta. Allora, partiamo dalla fine. L'ipercolesterolemia è un eccesso di colesterolo nel sangue. L'iperglicemia è un eccesso di zuccheri nel sangue, che è correlata peraltro con il diabete, però può esserlo almeno. Il diabete insipido è una patologia renale dovuta a difetti di assorbimento, per cui una persona non espelle gli ioni in eccesso. Quindi fa urine molto liquide, molto chiare, e si riscontra la patologia, si fa un esame, si tiene una persona che abbia probabilmente questo problema a digiuno, senza acqua per delle ore. Si verifica quando va a urinare, se le urine si mantengono chiare si ha diabete insipido, altrimenti le urine dovrebbero essere molto concentrate. Tendenzialmente una persona che non beve per molte ore ha le urine particolarmente concentrate. Perché? Perché viene riassorbita a livello dei tubuli renali moltissima acqua, quindi c'è molta più concentrazione di ioni a livello di urina. Ok? Rimangono i due diabeti, diabete mellito di tipo 1 e diabete mellito di tipo 2. Il diabete mellito di tipo 2 è dovuto a un malfunzionamento delle isole dell'Langerhans, delle cellule beta. È dovuto al fatto che una persona va in iperglicemia costante, okay, quindi assume moltissimi zuccheri, le cellule beta producono tantissima insulina e progressivamente si attivano più difficoltosamente, finché non si arriva alla situazione patologica. Il diabete mellito di tipo 1 invece è una malattia che è dovuta appunto al fatto che le cellule beta del Langerhans vengono riconosciute dal sistema immunitario come non self, ok? Quindi vengono riconosciute come un agente estraneo al corpo e si attiva una risposta immunitaria contro le cellule beta che le distrugge. Ok? Tendenzialmente questa è tipica delle persone giovani. Questa è tipica delle persone anziane. Perché? Perché questo è un difetto di base. Questo
è dovuto appunto a un accumulo nel tempo. Vedete le differenze? Chi è affetto da diabete di tipo 1, appunto è il diabete giovanile, e sono magri tendenzialmente. Chi è affetto da diabete di tipo 2 è tendenzialmente grassoccio e più avanti con gli anni, proprio perché ha assunto molti zuccheri, molti grassi, e quindi ha avuto un problema nel tempo. È una malattia autoimmune, abbiamo già detto. Qua vedete un po' di sintomatologia. E qui vedete la diffusione. Se osservate, chiaramente, dov'è che è più diffuso il diabete? Dove la gente mangia bene, per così dire. Questi sono i consigli del dietologo per evitarsi un diabete di tipo 2. Vedete, dolci, alcolici, fichi, marmellata. Io spero di avere delle buone isole dell'Angrans, perché sennò. Quindi, diabete mellito di tipo 1. Ci siamo? Le vie nervose efferenti. Allora, che cos'è una via efferente? Una via efferente è una via che esce dal midollo spinale o dall'encefalo e si porta alla periferia. Efferente, ok? Afferente se si porta dalla periferia al midollo spinale. Ora, se voi riflettete un attimo, una via afferente dovrebbe venirvi naturale pensare che sia sensitiva, no? Porta la sensibilità dalla periferia al sistema nervoso centrale. Di conseguenza, la via efferente è motoria. Perché è sbagliato miste? Perché miste indica sia sensitive che motorie, ma come abbiamo detto, caratteristica della via sensitiva è quella di essere afferente, quindi non può essere mista. Le simpatiche sono principalmente motorie, però hanno anche una componente sensitiva, quindi sono miste. Il sistema nervoso autonomo è ortosimpatico, parasimpatico, metasimpatico, e torniamo al discorso di prima, prevalentemente motorie, però c'è anche la componente sensitiva. Sì? Sì. Sono sia afferenti che efferenti. Mi spiego, cioè non stiamo parlando di nervi, non stiamo parlando di un nervo motore piuttosto che un nervo sensitivo, parliamo di fibra. Il nervo è composto da fibre, ok? Il nervo è questo, tanto per capirci, nell'immagine, ci siamo? Quindi il nervo è efferente ed afferente, perché ha una fibra motoria che esce e una fibra sensitiva che entra. I nervi cranici hanno un discorso un po' particolare, nel senso che si potrebbero fare tanti discorsi, però concettualmente, siccome innervano muscoli, presentano tutti delle fibre sensitive di tipo propriocettivo. Ci sono una serie di catalogazioni, di differenziazioni tra le fibre sensitive. Quelle propriocettive sono quelle adibite al controllo della tensione muscolare. Quindi qualsiasi nervo motorio che innervi un muscolo ha una componente sensitiva, non fosse altro perché appunto c'è la fibra sensitiva che rileva la tensione del muscolo che decorre all'interno dello stesso nervo e torna indietro. Ok? Quindi l'unico modo per uscirne qua è quella afferente motoria. Ok? La lussazione della mandibola. Allora, frattura del processo coronoideo e condiloideo. Stamattina avete visto la mandibola, questo è il processo coronoideo della mandibola, questo è il processo condiloideo della mandibola. Il processo condiloideo è quello che si articola con l'osso temporale ed è quello che serve per l'abbassamento e l'innalzamento della mandibola, è quello coinvolto in tutte le articolazioni della mandibola, anteroposizione e retroposizione della mandibola, tutti i movimenti di masticazione, movimenti di lateralità. E
Però la sua frattura non è una lussazione, è la frattura del processo condiloideo. La lussazione è questa qua, è lo scivolamento in avanti del processo condiloideo dalla fossa, ok, in cui si trova, scivola in avanti in maniera permanente. Eccolo qua. Rimane così e devo risistemarvelo, presumo che, non l'ho mai provato, ma presumo sia molto doloroso sia questo che riportare le cose al suo posto. Quindi lo spostamento transitorio delle superfici articolari era sbagliato perché è uno spostamento permanente. Cioè o si interviene meccanicamente e si risistema, oppure restano così. La mandibola non può lussarsi, non è vero? Sì, può lussarsi. Dubbi? Evidentemente sì. Evidentemente, cioè, se un osso esce dalla sua sede articolare, l'unico modo per non mantenere come permanente la situazione è quello di agire meccanicamente. Giusto? Sì, transitorio dovrebbe essere un qualcosa che si risolve da solo, un'infiammazione muscolare è un qualcosa che se voi rimanete a riposo si sistema, giusto? Un affaticamento muscolare. Sì. Sì, un qualcosa che si risistema banalmente rimanendo a riposo. È lì in alto, sicuramente non ci sento, quindi ho bisogno del microfono. Per come la so io, sì. Cioè, per lussazione intendiamo il fatto che l'osso esca dalla sua sede articolare, l'osso non ritorna alla sua sede articolare da solo. Deve esserci un qualche movimento meccanico che lo rimette al suo posto. Quando si parla di transitorio, sì? Una distorsione è un'infiammazione. Quindi è un qualcosa che, stando a riposo, volendo, ok, uno dice metto il Voltaren, sì. Però è una cosa che il Voltaren risolve magari in 5 giorni, se sto a riposo si gonfia come una palla da volley e si sistema in 20 giorni. Però è comunque un qualcosa che si sistema da solo. Sì. Ci siamo? Ho questa. Quale delle seguenti patologie è stata dichiarata eradicata? Questa qua, secondo me, più che una domanda di anatomia, sarebbe bello se facessero i test in maniera intelligente metterla come domanda di cultura generale. Ok? Allora, se non la sapevate, ma in teoria dovreste saperla, secondo me, almeno, il ragionamento che si poteva fare era: per quale di questi so che esiste un vaccino? Io non sono stato vaccinato e i miei genitori sì. Allora, per l'epatite B esiste un vaccino ed è anche obbligatorio per legge. Quindi siete tutti vaccinati per l'epatite B. Ed è un vaccino che si somministra in 3 rate. Ok, fate una tripla iniezione perché ci sono delle motivazioni scientifiche. Cioè, il vaccino è costituito da un polisaccaride dell'epatite B e per rendervi immuni servono più ripetizioni del vaccino. La poliomielite, probabilmente l'avreste sentita tante volte, è molto discusso il vaccino per la poliomielite perché è fatto con un virus inattivato. Cos'è un virus inattivato? È un virus che viene addormentato, tra virgolette, e ha il problema che in alcuni soggetti, raramente, soprattutto nei soggetti immunocompromessi, quindi per esempio quelli affetti da AIDS, può revertere al fenotipo selvatico, si dice. Cioè si riattiva come poliomielite. La poliomielite, nello specifico, tra le varie sindromi che dà, c'è una percentuale bassissima, che è lo 0,1%, di dare una situazione di paraplegia che è impressionante. Adesso qua nelle immagini non c'è, però se volete cercatevi paraplegia da poliomielite e
troverete delle persone che stanno a quattro zampe con le gambe storte, al contrario proprio, perché c'è proprio la poliomielite lavora come virus a livello delle corna anteriori del midollo spinale. Le corna anteriori sono quelle delle fibre motorie, quindi il muscolo rimane costantemente in contrazione, torce completamente l'articolazione e dà dei disturbi che sono impressionanti, proprio anche da vedere, fanno veramente impressione. È stata quasi eradicata la poliomielite, nel senso che è ancora endemica in due o tre paesi al mondo, è stata eradicata anche in Africa, cioè solo in Pakistan e in Afghanistan, mi pare. L'AIDS in realtà non è neanche un virus, è una sindrome dovuta a un virus, il virus è l'HIV, e come immagino saprete, chiaramente non c'è un vaccino, anche perché sennò non sarebbe così problematica. Nessuna malattia è stata eradicata, non è vero, resta il vaiolo. Se voi guardate i vostri genitori, sul braccio hanno un bollino, sembra, ok? Quello è dovuto a un ago che si usa particolare per fare la vaccinazione contro il vaiolo. La vaccinazione contro il vaiolo è stata abolita da una ventina d'anni, mi pare, perché non era più endemico quasi da nessuna parte. Nel 2007, cioè nelle zone non endemiche, non è più obbligatoria da 20-30 anni. Nel 2007 è stato considerato completamente eradicato il vaiolo e quindi la vaccinazione è stata soppressa per tutte le persone. Perché? Perché in realtà il vaccino per il vaiolo poteva dare delle complicanze. Nel senso, non dava vaiolo, però magari dava la formazione di pustole o buboni localizzati in una specifica area, particolarmente dolorosi, e che dovevano essere asportati, chiaramente. Quindi hanno detto, siccome il virus non c'è più, non ha senso. È conservato il vaiolo, in realtà, in alcuni laboratori dell'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sembra che le famose armi batteriologiche che avrete sentito nominare, tra le altre cose, sembra che potrebbero essere delle popolazioni di vaiolo. La popolazione mondiale non è vaccinata per il vaiolo, quindi immaginate se buttano una bomba piena di vaiolo, cosa succede? Ok? Quindi l'OMS mantiene alcune colture di vaiolo perché in caso di attacco bioterroristico sia possibile produrre rapidamente il vaccino e vaccinare tutta la popolazione. Qua abbiamo un po' di situazioni. Questa dovrebbe essere, ad esempio, vi dicevo, la poliomielite causa paralisi. Poca roba rispetto a quello che potete trovare in internet, posso garantirvelo. Questo appunto è il vaccino per la poliomielite. Questo è il virus dell'epatite B. Vi parlavo di un saccaride che viene usato, di un polisaccaride che viene usato per il vaccino. Si chiama antigene S ed è un antigene di superficie. È questo qua. E viene usato per produrre il virus. L'epatite B contagia di solito, le cellule del fegato, epatite per il fatto che dà danno epatico. Questo è il vaiolo, ok? Cioè un'infezione di vaiolo crea questa situazione qua, è dolorosissima, infettiva tantissimo, e se vedete la paragonata alla varicella, assomiglia vagamente alla varicella, però le pustole sono molte di più, si concentrano molto di più sul volto, sulle mani e sugli arti inferiori, mentre la varicella, come notate, si concentra sul collo e sul busto. Ok? Quindi qual è stato eradicato? Il vaiolo. Prossima. Indicare l'abbinamento specialista competenza errato. Allora, l'ematologo si occupa di sangue, quindi fa trasfusioni. L'immunologo si occupa di allergie, perché le allergie sono dovute chiaramente a delle reazioni del sistema immunitario. L'andrologo si occupa di infertilità maschile, per ovvi motivi l'andrologo si occupa dell'apparato riproduttore maschile. Il nefrologo si occupa della dialisi, che è un esame per il funzionamento dei nefroni e dei reni, quindi l'abbinamento errato non c'è.
Sono tutti abbinamenti corretti. L'urologo in realtà si occupa del sistema escretore, quindi dell'uretra, della vescica, anche dei reni, e se avete delle infiammazioni, nel caso dell'uomo, considerando che il pene contiene sia l'uretra che la porzione terminale dell'apparato riproduttore, che appunto è l'uretra peraltro, potete rivolgervi a un andrologo, potete rivolgervi a un nefrologo, potete rivolgervi a chi volete fondamentalmente. Sono professionisti che si sovrappongono a volte nel loro lavoro. Diciamo che il nefrologo si occupa tendenzialmente del rene, e l'urologo si occuperà tendenzialmente delle porzioni terminali dell'apparato escretore e l'andrologo si occuperà tendenzialmente dell'apparato riproduttore. Ok, questa è, secondo me, importante che la sappiate, perché 3 anni fa è stata chiesta. Non in questi termini precisi, però è stato chiesto, mi pare, cos'è il corpo di Barr o dov'è il corpo di Barr. Il corpo di Barr è un cromosoma che hanno solo le donne, quindi è il secondo cromosoma X. Dove lo possiamo trovare? In una cellula che abbia il nucleo. Quindi lo spermatozoo la donna non ce l'ha. L'epatocita di un uomo è un uomo, quindi non ce l'ha. Il cheratinocita di un uomo, stesso discorso. Peraltro il cheratinocita al suo stadio differenziale terminale non ha nucleo, è una cellula anucleata. Restano l'eritrocita e il granulocita neutrofilo. Perché l'eritrocita no? Ok. Quindi era il neutrofilo. Si vede abbastanza bene il corpo di Barr, è il cromosoma X inattivato. C'è tutta una spiegazione, c'è un RNA particolare che si attacca al cromosoma X e lo inibisce quasi praticamente completamente. Il fatto che si inibisca uno dei due cromosomi X è casuale, ok? A meno che uno dei due cromosomi X non sia mutato. In caso di mutazioni su uno dei due cromosomi X, tendenzialmente la selezione naturale agisce di modo che quello inattivato sia quello difettivo, ok? Quindi se c'è una mutazione su un cromosoma X in una donna, viene tendenzialmente inattivato, la donna sta benissimo, è normalissima, l'unico problema che ha è che potrebbe trasmettere quel difetto a un figlio maschio, ok? Qui si vede il corpo di Barr. Due corpi di Barr, quando è che li abbiamo? Quando abbiamo delle particolarità come ad esempio il triplo X nelle donne. Sono donne abbastanza normali, di solito sono più alte, si pensa che possano avere qualche punto di quoziente intellettivo in meno, hanno un ciclo mestruale molto abbondante di solito e vanno in menopausa più rapidamente. Perché? Perché il corpo di Barr è sì un cromosoma X inattivato, però alcuni geni rimangono ugualmente attivi. Uno è il gene dell'altezza, che è anche nel cromosoma Y. Cromosoma X e Y hanno pochissimi geni in comune, uno è il gene dell'altezza. Un altro gene che rimane attivo in tutti e due i cromosomi X nella donna è quello per il differenziamento dei caratteri sessuali femminili e dei caratteri sessuali secondari. Ne consegue che se uno ha il doppio dei geni, ok? Perché, se uno anziché averne due ne ha 3, è molto più fertile, però per molto meno tempo. Ok, perché c'è uno sviluppo molto più intenso. Questo qua è un gatto e è una cosa curiosa, perché in realtà uno pensa una cosa stupida. È un gatto, è un maschio o una femmina secondo voi? Ok, perché? Perché il gene per il colore del pelo in alcuni gatti si trova nel cromosoma X. E quindi, siccome il cromosoma X, vi ho detto, viene inattivato casualmente, non tutti i tessuti inattivano lo stesso cromosoma X. Ok? Quindi un gatto eterozigote, per il colore del pelo, se è femmina, avrà alcune zone dove è espresso un cromosoma X, alcune zone dove ne è espresso un altro e il colore del pelo è diverso. Ok? Quindi granulocita neutrofilo di una donna, perché era l'unico col nucleo. La prossima.
Quale delle seguenti cellule non è assolutamente riscontrabile in un prelievo ematico? Questa in teoria era forse la più difficile. Allora, il reticolocita, sapete cos'è? Il reticolocita è uno delle fasi differenziative dell'eritrocita. È la fase terminale della differenziazione dell'eritrocita. Prima dell'eritrocita c'è la fase di reticolocita. Ha un nucleo che è molto condensato e che poi viene espulso. Quando il nucleo viene espulso, il reticolocita si porta nel sangue, diminuisce di dimensioni e diventa un eritrocita maturo. Quindi il reticolocita in realtà potete trovarlo nel sangue. L'eritrocita chiaramente potete trovarlo nel sangue. Le emazie cosa sono? Le emazie è un altro modo per chiamare gli eritrociti fondamentalmente. Si usano, almeno io l'ho trovato per la prima volta, quando si fa la microbiologia, perché di solito è il termine che viene utilizzato per indicare i globuli rossi che si utilizzano per fare i test diagnostici, ok? Perché alcuni batteri, piuttosto che alcuni virus, infettano il sangue, rompono le emazie, infettandole, danno vita a un ciclo litico, e si vede che si colora il sangue, si colora il campione, scusate. Ok? Quindi vengono prelevate le emazie dal sangue e viene fatto questo test. Cosa resta? L'eritroblasto oppure l'opzione E? L'eritroblasto che cos'è? L'eritroblasto è uno dei famosi precursori dell'eritrocita. L'eritroblasto si trova solo nel midollo rosso. È una cellula nucleata in proliferazione. Adesso. Ok. Quindi questa è la linea mieloide. Scusate, questo è il progenitore comune che dà vita sia alla linea linfoide che alla linea mieloide. La linea mieloide poi si divide in varie linee, per esempio quella del megacariocite che dà origine alla piastrina, e dà tra gli altri appunto l'eritroblasto, che poi dopo varie trasformazioni, dopo varie fasi replicative diventa un reticolocita. Il reticolocita perde il nucleo, va nel sangue e dopo diventa l'eritrocita. Quindi la risposta corretta, qua vedete il reticolocita, questo qua dovrebbe essere, sì, eritroblasto, no, quello è l'eritroblasto, è l'ultimo, eccolo qua, reticolocita, vedete che ha il nucleo molto scuro rispetto agli altri, no? Perché è molto condensato, dopodiché lo espelle e diventa un globulo rosso. Però una volta che l'è espulso va nel sangue e subisce alcune modificazioni prima di diventare eritrocita. Vi abbiamo messo una bellissima tabella dei gruppi sanguigni, dopo la vediamo meglio, perché c'è l'ultima domanda sui gruppi sanguigni. Quindi erano gli eritroblasti, si trovano solo nel midollo rosso, perché sono un progenitore eritropoietico. Domande? Ok. Oh, quale delle seguenti tipologie di cellule non fa parte dei globuli bianchi? Qualcuno ha avuto dei dubbi su questa? Cos'è il trombocita? È la piastrina. Eccoli qua. Sono piccoli elementi corpuscolari privi di sostanza nucleare. Perché sono privi di sostanza nucleare? Perché se ricordate, nella tabella di prima vi ho fatto vedere che esiste una delle linee differenziative mieloidi che dà vita al megacariocita. Il megacariocita è una cellula grandissima che ha un corredo genetico tetraploide, cioè significa che ha il quadruplo dei cromosomi, cioè anziché 23x4 ne ha, ok? Quindi, siccome una cellula normale è diploide, una cellula tetraploide ha 4 volte il corredo cromosomico. E che caratteristica ha? Ha la caratteristica che a livello del midollo rosso, dove si trova, perde durante la sua vita dei pezzi di cellula
che vanno nel circolo sanguigno, e questi sono i trombociti, che quindi sono anucleati. Qui vedete un coagulo. Quindi la risposta corretta è i trombociti. Tutti gli altri sono catalogati come globuli bianchi perché sono, rientrano nella risposta immunitaria fondamentalmente. Dubbi? Oh, questa. L'unità fondamentale della contrazione, comune a tutti i tessuti muscolari, è il disco intercalare. È una cosa che si osserva principalmente, anzi solamente, nelle cellule cardiache in un preparato fisiologico. Se voi osservate una cellula cardiaca che noi qua non abbiamo, se voi la osservate vedete delle bande così e dopodiché una banda più scura tra due bande. Quello è il disco intercalare. Il pirenoforo e il soma sono sinonimi e indicano il corpo della cellula nervosa, quindi il corpo del neurone. Il sarcolemma è la membrana del reticolo endoplasmatico a livello della cellula muscolare, che è quella che determina il rilascio di ioni calcio che servono per la contrazione muscolare. Il sarcomero invece è l'unità fondamentale della contrazione. Questo è un sarcomero, lo vedete diviso in bande. E le fibre spesse sono la miosina, le fibre sottili sono l'actina. La miosina si aggancia all'actina e la tira, ok? Per effetto appunto degli ioni calcio che vengono liberati. Tirandola contrae la fibra muscolare che si accorcia e si irrigidisce, ok? Quando voi fate uno sforzo muscolare, di norma, non tutte le fibre vengono contratte simultaneamente. Questo serve per garantire una contrazione duratura, perché se si contraessero tutte simultaneamente, voi avreste un'enorme forza iniziale che scema immediatamente perché non avete... tutte le miosine si staccano contemporaneamente dall'actina e perdete completamente la forza. Ok, questa è la struttura del muscolo, vedete com'è diviso, abbiamo le fibre, gruppi muscolari e dopo si forma il muscolo. Quindi dicevamo il sarcomero. Il sarcolemma è una membrana a livello del reticolo endoplasmatico della cellula muscolare. Indicare la risposta corretta. Uomini e donne hanno uguale numero di costole. Allora, se lo dite a un professore di anatomia, costole vi uccide, perché anatomicamente si chiamerebbero coste. Sono entrambi accettati, però non andrebbe benissimo. Adamo ebbe una costola in meno di Eva. Ora, qui ci sono i religiosi e quelli meno religiosi. L'unica fonte che abbiamo da questo punto di vista si chiama Bibbia, fidiamoci. Se vi può interessare, l'altro ragazzo che fa anatomia è andato anche a cercarsi in internet come mai, se gli uomini e le donne hanno un uguale numero di coste, Adamo ne ha una in meno. Ci sono fior fior di studi, tra cui quelli di Tommaso d'Aquino che avrete studiato in filosofia, che hanno delle teorie molto interessanti su come una costa sia stata tolta da Adamo e poi sia rinata su Adamo per farlo diventare come tutti gli altri uomini normali. Una donna ha 24 coste, sì, perché sono 12 per parte. Le coste nelle tartarughe contribuiscono a formare il carapace, a quanto pare è vero. Quindi tutte le risposte sono corrette. Qua vedete le coste, 12 per parte. Scusate? Okay. Le coste sono 12, come vedete. Le prime sette sono chiamate coste vere o sternali, perché si articolano direttamente con lo sterno. Dalla settima alla decima sono asternali, ok?
le ultime due, undicesima e dodicesima, si chiamano coste mobili o libere perché non si articolano e sono più corte, soprattutto la dodicesima è particolarmente corta rispetto alle altre. Questa parte più chiara che vedete è la componente cartilaginea delle coste. Quindi abbiamo una componente ossea che termina con una componente cartilaginea. Questo serve per dare più mobilità. Ok? Non cambiano lo stesso numero. Un'altra immagine della gabbia toracica. Quindi tutte le risposte sono corrette, diciamo. Andiamo avanti. La vena porta è un vaso estremamente importante nel nostro organismo. Quale organo riceve il sangue da lei drenato? Allora, oggi col professor De Caro avete fatto il sistema circolatorio voi, giusto? Quindi vi avrà sicuramente parlato della vena porta perché è un vaso particolarmente importante. Come vi avevo detto prima, una delle particolarità della vena porta è quella che appunto il sangue carico di metaboliti che arriva dall'intestino tenue e il sangue povero di ossigeno che arriva sempre dall'intestino e dalla milza, però arriva dalle pareti, non si mescolano perché hanno una concentrazione di soluti che è diversa, quindi rimangono separati. La vena porta origina dalla vena splenica, che è la vena della milza, e dalla vena mesenterica superiore dell'intestino tenue e arriva al fegato. Questo è l'ingresso della vena porta nel fegato. Questa è la vena splenica che va fino alla milza e raccoglie anche il sangue dal pancreas. Questa è la vena mesenterica superiore che arriva dall'intestino tenue. Quello che vedete qui, questa è la cistifellea. Questi sono i condotti biliari, questo è il condotto coledoco. Questo è il fegato, questa è l'arteria epatica e questo è lo stomaco. Eccolo qua, qua vedete meglio il circolo della vena porta, che è questa. Si forma appunto dalla mesenterica superiore, che è questa, e dalla splenica. Può ricevere direttamente la mesenterica inferiore, ma in realtà spesso la mesenterica inferiore confluisce prima nell'arteria splenica e poi nella vena porta. Quindi era il fegato la risposta corretta. Tutto chiaro? L'ormone insulina. Cosa fa? Allora, favorisce un aumento della glicemia in collaborazione con l'ormone glucagone. In teoria tutti dovreste sapere che glucagone e insulina fanno azioni opposte. Quindi già questo vi permette di scartare la prima ipotesi. Consente all'organismo di sopravvivere in periodi di non nutrizione prolungati. Questo in realtà non è vero. È un consumo del tessuto adiposo e del glucogeno che è liberato dal glucagone. Coopera con l'ormone adenocorticotropo nel differenziamento sessuale secondario? No. Consente un massiccio uptake di glucosio ematico nei tessuti muscolari? Consente di minimizzare l'uptake di glicogeno nei tessuti muscolari? La risposta corretta è la D. Perché? Perché l'insulina lavora quando ci sono livelli di glicemia nel sangue elevati e facilita la deposizione di zucchero sotto forma di glicogeno a livello del muscolo. Il glucagone ha l'effetto opposto a livello del fegato, quindi a livello epatico. A livello del muscolo difficilmente viene liberato glucosio. Perché? Perché le riserve di glucosio nel muscolo servono per quando il muscolo è sotto sforzo, per far sì che quando il muscolo ha terminato l'ossigeno a sua disposizione consumi il glicogeno per produrre glucosio e dal glucosio attui la glicolisi. Attraverso la glicolisi fa un processo anaerobio che gli permette di continuare a produrre energia e stimolare la contrazione.
Tant'è che se voi contraete la muscolatura per lungo tempo, la mettete sotto sforzo per lungo tempo, di solito avete dolore al muscolo dopo. Quello che si forma, vi dicono che è l'acido lattico. L'acido lattico è uno dei prodotti di scarto che si formano dalla glicolisi se non viene compiuto il ciclo di Krebs e la respirazione cellulare. Quindi in assenza di ossigeno si forma acido lattico tendenzialmente nelle cellule umane. Ok? Tutto chiaro? Prossima. Indicare l'accostamento enzima liquido biologico in cui lo si può sicuramente trovare corretto. Pepsinogeno secreto dalle ghiandole dello stomaco. Sì, è una proteina che viene clivata una volta rilasciata, cioè viene rotta, e una volta che è rotta agisce come pepsina e serve per la digestione a livello dello stomaco. Tripsinogeno è prodotto dai sunchi pancreatici, sì, anche lui viene clivato a tripsina e viene liberato a livello invece dell'intestino. L'amilasi serve per l'assorbimento dell'amido a livello intestinale ed è sempre prodotto dai succhi pancreatici. Il lisozima lo trovate nella saliva. Ok? È l'enzima principale della saliva, serve per varie cose, tra cui quella ad esempio di rompere la capsula proteica dei batteri e di fare in modo di appunto creare una prima sorta di difesa immunitaria innata a livello della mucosa orale. La trovate in realtà anche a livello della mucosa intestinale, le cellule di Paneth tra le altre cose secernono l'isozima. Quindi la risposta corretta era tutte le precedenti. Ci sono dei dubbi? Quale delle seguenti azioni è svolta dall'apparato urinario? Controllo del pH ematico, allontanamento di sostanze strane, mantenimento dell'equilibrio idrosalinico, allontanamento di metaboliti derivati dalla digestione di proteine, tutte le precedenti. Il controllo del pH ematico chiaramente è determinato dagli ioni disciolti. Quindi vi ho spiegato prima, gli ioni vengono assorbiti o rilasciati a livello renale, di conseguenza ha un controllo sul pH ematico. Allontanamento di sostanze strane, banalmente se pensate che cos'è l'urina, è un allontanamento di sostanze strane. Mantenimento dell'equilibrio idrosalinico, per il discorso che facevamo degli ioni assorbiti, rilasciati, sodio, potassio soprattutto, permettono appunto l'omeostasi e l'equilibrio idrosalino. L'allontanamento dei metaboliti derivati dalla gestione delle proteine si chiama ciclo dell'urea. Si svolge in parte, meglio, si svolge nel fegato il ciclo dell'urea, gli scarti del ciclo dell'urea vengono convogliati al rene e vengono allontanati. Pertanto, rene, uretere, vescica, uretra e viene portato all'esterno. Pertanto, tutte le precedenti. Dubbi? 31. Ha una forma piramide quadrangolare con un peso che può variare dai 12 ai 30 grammi alla nascita. Dal momento della nascita va incontro a una progressiva involuzione e a una conseguente infiltrazione di tessuto adiposo, conservando seppur una minima attività. Per quanto detto prima sugli organi linfoidi primari e secondari, dovreste già sapere che si tratta del timo. Questa è la milza. Eccola qua. Qui in alto avete il timo. Rene sul rene. Questa è la ghiandola surrenale, è a forma piramidale. È coinvolta in un sacco di nella produzione di un sacco di ormoni, però essenzialmente è una ghiandola endocrina, non ha altre funzioni. Il fegato fa tantissime cose importantissime, tra cui la digestione di alcuni metaboliti,
Per esempio, è coinvolto nell'eliminazione dell'etanolo, ok? Quando vi prendete una sbronza. Però è sicuramente più pesante di 30 grammi, pesa 1,5 kg circa. Il timo invece è 30 grammi alla nascita e, come vi dicevo prima, subendo un processo involutivo, perde peso, si riempie di tessuto adiposo, come potete notare, però mantiene comunque un'attività nella maturazione dei linfociti T. Il timocita è la cellula fondamentale del timo. Ok? Pertanto era il timo. Dubbi? Il cuore. Questa l'avete fatta oggi in maniera, direi, particolarmente approfondita. Già da qui potevate escludere 3 opzioni su 5, nel senso che la prima è il nodo sinoatriale, dove manca il nodo sinoatriale potete già escludere l'opzione. Nodo atrioventricolare, ok. Fibra del Purkinje, fascio di His, in realtà è fascio di His, fibra del Purkinje, quindi nodo sinoatriale, atrioventricolare, fascio di His, branca destra, branca sinistra e fibre della rete del Purkinje. Qua lo vedete in un cuore. Una curiosità è che approcciandosi alla neuroanatomia si legge che ad esempio il nervo vago innerva il cuore. E uno dice perché ha bisogno del cuore, dell'innervazione del nervo vago il cuore? Perché queste fibre, non so se ve l'ha detto il professor De Caro oggi, danno una contrazione ritmica. Quando il cuore va sotto sforzo o deve essere rilassato, intervengono i sistemi autonomi, quindi il parasimpatico e l'ortosimpatico, che aumentano o diminuiscono il battito cardiaco. Altrimenti il battito cardiaco, per effetto del nodo sinoatriale, rimane costante intorno ai 65-70 battiti. Se il nodo sinoatriale non funziona, si passa al nodo atrioventricolare, che ha una frequenza leggermente più bassa, intorno ai 55-60. Altrimenti si passa al fascio di His e infine alle fibre del Purkinje. Quando si parla di mettere un pacemaker a una persona, si parla di mettere un apparecchio elettronico che si sostituisce al nodo sinoatriale che non funziona. A cosa serve? Serve perché regolando il pacemaker io aumento la frequenza cardiaca basale, ok? Ed evito che il cuore faccia più fatica, perché se ha poca stimolazione fa molta fatica a portare il sangue a tutti i distretti corporei. Ci siamo? Di solito è una patologia che hanno i soggetti anziani. Poi, quale dei seguenti organi è iscrivibile in un unico sistema o apparato in una donna? Allora, l'ipotalamo è parte del sistema nervoso e parte del sistema endocrino. La rinofaringe, avevamo visto una slide verso l'inizio, è coinvolta nella respirazione. Però non so se avete mai visto, ci sono delle persone che mangiano uno spaghetto e se lo fanno uscire dal naso. Ok? Questo perché la rinofaringe e la bocca sono collegate. E quindi anche la rinofaringe, da un certo punto di vista, essendo parte della faringe, è coinvolta nel sistema respiratorio e nel sistema digerente. La cavità buccale, banalmente pensate a quando andate a correre cosa succede dopo un po', aprite la bocca per respirare. Il pancreas ha una porzione endocrina, che sono le isole dell'Langerhans, giusto? E una porzione esocrina. La porzione esocrina è considerata parte del sistema digerente. Quello che resta è l'uretra. L'uretra nell'uomo in realtà fa parte di due apparati, perché entra nella composizione dell'apparato genitale e dell'apparato escretore. Perché il dotto spermatico, dopo essere passato all'interno della prostata, sfocia a livello dell'uretra nell'uomo. La donna, chiaramente, non avendo di questi problemi, ha l'uretra solo coinvolta nell'apparato escretore. Qua vedete la posizione dell'ipotalamo, è questo qui. Questa è l'ipofisi, l'ipotalamo fa da collegamento tra l'ipofisi e il sistema nervoso centrale.
eccolo qui, ha tutta una serie di nuclei che qua vedete colorati in maniera diversa. Di solito quelli coinvolti nel rilascio di ormoni sono il sopraottico e il paraventricolare, però tutti gli altri nuclei sono coinvolti nella stimolazione, ad esempio, dell'ipofisi, piuttosto che nella regolazione del sistema nervoso autonomo. Da qui appunto le due funzioni, quindi una endocrina perché rilascia degli ormoni e una nervosa perché regola il sistema autonomo. Questa è la faringe, questa è la cavità buccale, eccola qua, questa è la rinofaringe, questa è l'orofaringe e questa è la ipofaringe o laringofaringe. Ok? Prese nel complesso sono tutta un'unica struttura che è appunto la faringe, questa è solo una suddivisione schematica che si fa, e sono appunto coinvolte sia nella respirazione che nella digestione. Eccolo qua. Questo è il pancreas, questa è la porzione esocrina, che quindi utilizza i dotti pancreatici, che si uniscono con il coledoco, e qua vedete un'uretra maschile, il dotto spermatico qua non si vede bene, comunque arriva a livello della prostata qui, e poi emerge nell'uretra. Ok, l'uretra maschile è particolarmente lunga, che ci crediate o no, è circa 20-25 cm. Solo che buona parte è nascosta. L'uretra femminile, come potete vedere, non è coinvolta nel sistema riproduttore perché la vagina e l'uretra sono separate. Ok? Pertanto era l'uretra. Dubbi? Questo, quale dei seguenti dotti non esiste? Allora, il dotto di Santorini è nel pancreas. Il dotto di Virsung è nel pancreas, è il dotto principale del pancreas. Il dotto di Botallo, l'avete visto prima, sapete dov'è. Restano il dotto di Stenone e il dotto di Oddi. Vi dico già che uno dei due è un dotto, l'altro è uno sfintere. Questo è il dotto di Stenone. È il dotto della ghiandola parotide e serve per secernere gli enzimi della parotide a livello della cavità buccale. Si tratta tipicamente di un secreto di natura proteica, come potrebbe essere ad esempio l'isozima, di cui si parlava prima, che è prodotto appunto dalle ghiandole salivari. Le ghiandole salivari maggiori sono la parotide, la sottomandibolare e la sottolinguale. La parotide è principalmente sierosa, quindi secerne praticamente solo proteine. La sottomandibolare è mista, la sottolinguale, anche per la sua posizione, è principalmente mucosa, quindi secerne quella che comunemente si chiama bava. Okay. La componente liquida della saliva, se volete. Eccolo qua, sottomandibolare, sottolinguale, scusate, sotto, cosa è scritto? Sottomascellare. E questa è la parotide. Questo è il dotto di Botallo, dicevamo prima. Questo è il dotto di Virsung. Poi abbiamo il dotto di Santorini, che è a livello della testa del pancreas. Ok? Qui. Ed esce autonomamente. Lo sfintere di Oddi. Che cos'è? È questo qua. Quando il dotto di Virsung si unisce al dotto coledoco, formano un'ampolla che si chiama ampolla di Vater. L'ampolla di Vater emerge nel duodeno a livello dello sfintere di Oddi, che è questo qua. Il dotto di Santorini, non fatevi ingannare dal fatto che qua sembra provenire dal dotto di Virsung, è molto variabile dal punto di vista anatomico. Ci sono persone che non hanno il dotto di Santorini, come ci sono persone in cui è un dotto indipendente, altre che ce l'hanno come dotto che parte dal dotto di Virsung. Tendenzialmente comunque è
è un dotto collocato a livello della testa del pancreas, che è la prima porzione, che è quella più ampia. Eccolo qua. Dicevo, l'ampolla del water e lo sfintere di Oddi. Qua. Quindi il dotto di Oddi non esiste, perché è appunto lo sfintere di Oddi. Lo sfintere di Oddi, così come tutti gli sfinteri, per sfintere si intende un ispessimento della muscolatura circolare a livello di un organo nel punto in cui si immette un dotto generico. Ok? Quindi ne abbiamo vari. Quindi lo sfintere di Oddi è dovuto al fatto che la muscolatura del duodeno, nel punto in cui il dotto di Virsung entra, si spessisce, creando una situazione sfinteriale che può contrarsi e dilatarsi di modo che si apra o chiuda lo sfintere e possono entrare o meno gli enzimi pancreatici durante la digestione. Ok? Dubbi su questo? Perfetto. L'organo della fonazione. Faringe, laringe, esofago, polmoni, seni paranasali. I seni paranasali sono ai lati della cavità nasale. Adesso sono questi, ad esempio. Questo è il seno sfenoidale, questo è il seno frontale. Quando vi dice il medico che avete una sinusite, di solito è perché avete un'infezione a questo livello qua. Okay? Comunicano con la cavità nasale, ci sono dei forellini. E fondamentalmente vi basti sapere questo, essenzialmente. La faringe, abbiamo già visto in cosa è coinvolta. Eccola qui, questa è la faringe, questa è la laringe. Nella laringe abbiamo le corde vocali vere e le corde vocali false. Le corde vocali vere sono queste, quelle più in basso. Le corde vocali false sono quelle più in alto. Qual è la differenza tra le due? La corda vocale falsa è un diverticolo, cioè è un punto in cui la parete si espande e si piega. È essenzialmente una struttura epiteliale. La corda vocale vera invece ha un'anima, se vogliamo, una struttura interna di tipo ligamentoso, che è rivestita sì da un epitelio, che però è diverso da tutto l'epitelio del resto della laringe e è legata a delle strutture muscolari. Le strutture muscolari cosa servono? Servono perché se io stringo le corde vocali produco un suono, se io le dilato respiro. Quindi l'aria passa comunque. Se devo respirare, le corde vocali si dilatano per far passare più aria possibile. Se devo parlare, le corde vocali vibrano, si stringono e in base a quanto si stringono, quanto vibrano, eccetera, eccetera, ho la produzione di un suono diverso. Ok? Eccole qua, quale vedete? Queste sono le corde vocali vere. Come vi dicevo, c'è una struttura ligamentosa e tutta una serie di strutture muscolari. Qui si attaccano a una cartilagine, che è la cartilagine tiroide, cartilagine tiroidea. Questo che vedete qua sopra è l'osso ioide. E queste qui sono le cartilagini aritenoidi. Sopra ci sono le cartilagini corniculate. Tutta la laringe è una struttura cartilaginea. Ok? L'osso ioide è collegato alla laringe, ma non ne fa parte. Eccole qua, questo lo vedete in vivo, queste sono le corde vocali vere e queste sono le corde vocali false. Si nota proprio la differenza di epitelio, se guardate. Ok? Questa è la trachea. E per evitare che il bolo alimentare vada dalla bocca nella trachea, c'è una ulteriore cartilagine che si chiama epiglottide, la quale viene tirata da una muscolatura che stringe l'adito laringeo, che è il punto in cui la faringe e la laringe comunicano, e evita che il bolo alimentare entri. Ok? Quindi l'organo della fonazione è la laringe.
Ok. Oh, questa. Questa domanda qui è un po' particolare, nel senso che c'è una formula molto semplice per ricordarseli, che di solito insegnano istologia, ed è never let monkeys eat bananas, che è stupida, ma significa neutrofili, linfociti, mastociti, eosinofili, basofili. Ed è l'ordine in cui le trovate come percentuale di concentrazione nel sangue. Quindi neutrofili sono i più numerosi, possono arrivare fino al 70% di concentrazione. Si chiamano così perché hanno dei granuli all'interno, neutri, quindi né basici né acidi, e sono coinvolti nella risposta immunitaria. I mastociti si trovano nel sangue per un breve periodo, ma dopo migrano nei tessuti. I linfociti, linfociti B, linfociti T. Gli eosinofili sono molto curiosi perché sono responsabili sia delle risposte allergiche, sia della risposta agli elminti, che sono i vermi. Cioè la risposta immunitaria contro i vermi è fatta agli eosinofili. Se voi vedete un verme attaccato dagli eosinofili, vedete una struttura lunga che è il verme e tutta una serie di celluline attaccate attorno che sono gli eosinofili. Gli eosinofili secernono i loro granuli e uccidono il verme. I basofili sono una categoria di, appunto, di leucociti che è scarsamente presente nel sangue e sono abbastanza simili a quello, fanno una funzione simile a quella dei macrofagi, solo che la svolgono nel sangue. I macrofagi di solito si trovano a livello tissutale. Quindi neutrofili, dicevamo, sono quelli più numerosi. Se vi ricordate la formula, che è piuttosto stupida, però funziona. Dubbi? Ok. Il varicocele è una patologia che interessa le vene degli arti inferiori, il canale vertebrale, le vene testicolari, le lamine palatine e le vene esofagee. Ok, allora, che cos'è la varicocele? È questa roba qua. Cosa succede? Succede che le vene, a causa di un aumento della pressione, hanno la parete che gli cede, soprattutto a livello muscolare proprio, c'è un cedimento alla parete muscolare della vena e la vena scivola giù. Questo succede, può succedere anche a livello di arto inferiore, però è più difficile, è più facile che avvenga a livello testicolare per il semplice fatto che abbiamo una struttura venosa molto diramata, molto ricca, e quindi il varicocele tendenzialmente si situa a questo livello. Ok? Eccolo qua. Come vedete, questo qui è il plesso pampiniforme, si chiama, da cui poi origina la vena spermatica. C'è un prolasso a questo livello, c'è un proprio un cedimento della parete a questo livello e scivola tutto giù. Quindi è una patologia che interessa le vene testicolari. Ci sono dei dubbi? Qual è normalmente il volume di sangue circolante in un uomo adulto di corporatura media? La formula per calcolare questa cosa, se non la sapeste, è 0,77 per litro, per chilogrammo. Quindi moltiplicate 0,77 per chilogrammo, centilitri mi pare sia, 0,77 centilitri per chilogrammo dovrebbe venirvi, se non siete delle ossa o particolarmente abbondanti sulla panza, circa sui 5 litri. Dubbi? Il cardias è una membrana che avvolge il ventricolo sinistro del cuore. No, anche se il nome assomiglia a cuore, cardias cuore, no. È una ghiandola? No.
È una valvola che controlla l'uscita del contenuto gastrico, si chiama piloro quella. È il muscolo cardiaco, no, si chiama miocardio. Quindi l'opzione corretta è la C. E infatti il cardias è a questo livello qua. È tra l'esofago e lo stomaco. In un preparato istologico si vede molto molto bene il passaggio dall'epitelio dell'esofago a quello dello stomaco. E appunto questo passaggio c'è un ispessimento della muscolatura e si ha il cardias che è uno sfintere. Ok? Come vi dicevo prima anche per lo sfintere di Oddi, ispessimento a livello della muscolatura circolare, si forma la valvola. Eccolo qua, questa è la regione del cardias in cui si trova la valvola. Quindi è una valvola che controlla l'entrata del bolo alimentare. L'ultima, il segreto per l'ultima era guardare il fatto che è AB-. Se una persona è di un gruppo AB-, riceverà sangue solo da persone che hanno il pedice meno, tendenzialmente, a meno che non si faccia tutto un lavoro che di solito in pronto soccorso in casi di condizioni critiche si fa, che è quello di abbattere la carica anticorpale contro gli antigeni di membrana degli eritrociti. In quel caso può ricevere da chiunque. Nello specifico, qui chiaramente la risposta corretta era la D. A meno che non vi piaccia il sangue blu.